Shiny, shiny, shiny e ancora shiny. Tutti li vogliono, tutti li cercano, ma lo faranno nel modo giusto? Ciao a tutti allenatori, io sono Federic e oggi sono qui con una nuova guida extra della mia avventura di Pokémon Violetto e Scarlatto. In questo nuovo episodio vi spiegherò come ottenere facilmente shiny in questi nuovi titoli di nona generazione Pokémon. Ma prima voglio fare una premessa. Perché a differenza degli altri giochi Pokémon, quando apparirà uno shiny in Pokémon Violetto e Scarlatto, non ci sarà alcun suono o effetto a indicarci la presenza di quest'ultimo nel mondo di gioco. Ma dovremmo accorgercene noi. E capite bene che bisogna essere dannatamente bravi a ricordarsi ogni colore diverso di Pokémon. Posso dirlo? Questa è stata proprio una gran cazzo! Detto questo, esistono vari metodi per ottenere shiny in Pokémon Violetto e Scarlatto, ma io ve ne spiegherò due. I migliori. Il primo, il classico metodo Masuda, e il secondo riguardo alle comparse massicce, sfruttando la funzionalità introdotta in Leggende Pokémon Arceus riproposta in questi titoli. Ma prima di vedere i due metodi, che ne dite se vi faccio una piccola introduzione sugli shiny? Infatti, allo stato attuale, in Pokémon Violetto e Scarlatto abbiamo una possibilità su 4096 di trovare un Pokémon shiny. Quindi capite bene che dobbiamo assolutamente aumentare questa probabilità, e possiamo farlo in quattro modi. Primo metodo: completare il Pokédex e ottenere così il Chrome Amuleto. Questo vi permetterà di aumentare la possibilità di trovare Pokémon Shiny fino a una su 1365. Un bel salto, non credete? Secondo metodo, le ricette dei panini, con alcune specifiche che vedremo più tardi. E pensate che sommando questi due metodi arriveremo a una possibilità su 1024. La combo Chrome Amuleto più panini è devastante. Ma non ci siamo ancora. Terzo metodo: le uova, facendo accoppiare un Pokémon di nazionalità italiana con un ditto di nazionalità diversa. Infatti, se volete un Charmander shiny, vi basterà far accoppiare un Charizard italiano con un ditto giapponese. Semplice, no? E questo aumenterà le vostre possibilità fino a una su 683. Iniziamo a capirci, non è vero? Quarto metodo, le comparse massicce. Sconfiggere fino a 61 Pokémon uguali per aumentare questa possibilità di trovare shiny. Fatta questa introduzione, che ne dite se vi vado a spiegare i due metodi che vi ho illustrato all'inizio, ovvero metodo Masuda e comparse massicce? Partiamo dal mio preferito. Il metodo Masuda, citato prima. Prendete in squadra solo i due Pokémon che volete far accoppiare, il Charizard italiano e il ditto giapponese. Ma cosa ci fa Tylonflame? Ve lo spiegherò tra poco. Per ora non ci servirà, quindi lo lasciamo nel box. Vi spiegherò più tardi il suo utilizzo. Ora voliamo a Leudapoli, dalla capopalestra Kissara. Dovremmo andare a un certo ristorantino ad acquistare un piatto veramente prelibato che ci darà alcuni poteri. Ed ecco qui il ristorante. Vi lascio la posizione qui sulla mappa. Non potete sbagliarvi, è proprio all'angolo. Entriamo e acquistiamo il nostro piatto. Dovremmo acquistare il Compostado Fills. Questo piatto ci darà alcuni poteri, tra cui il potere uovo livello 2, ed è quello che ci serve. Lo acquistiamo. Questo potere è essenziale per il metodo Masuda. Potere uovo livello 2. Perfetto. Se non sbaglio, l'effetto durerà solo mezz'ora, quindi dovrete sbrigarvi. A questo punto, andate in una distesa e fate un bel picnic. Per fare più in fretta andremo proprio da questa parte. Picnic, via, fatto. Attenzione, è fondamentale schiacciare il tasto più e ritirare il vostro Miraidon, altrimenti Charizard e Ditto non faranno uova. E ora non vi resterà che aspettare qualche istante, perché con il livello 2 faranno subito un bel ovetto. Vi basterà controllare il cestino qui. E vedete? Hanno già fatto un uovo. E in questo lasso di tempo potete tranquillamente rilassarvi, guardarvi un film, una serie, un altro mio video, quello che volete. Fare un bel acquisto sul Federic Store. Siete ancora in tempo per Natale? Mi raccomando. Il cestino, per tutta la mezz'ora che durerà l'effetto del piatto che avete assaggiato, si riempirà di uova.
Quindi rilassatevi e aspettate. Guardate, sono passati pochi secondi e già c'è un altro uovo. E un altro, avete visto? Noi ne abbiamo abbastanza. Ma il mio consiglio è quello di arrivare fino a 60-70 uova. Termina il picnic. Ora però c'è un altro problema. E no, non è il fatto che io non abbia un ombrello e sta diluviando. A cosa serviva il Talonflame? Talonflame ha un'abilità molto particolare, ovvero Corpo di Fuoco. Questa abilità di Talonflame ci permetterà di schiudere le uova molto più velocemente. Guardate, prendiamo delle uova e mettiamocele in squadra, levando anche lo stesso Ditto e Charizard se non mi interessano, ma lasciando ovviamente il Talonflame, e andiamo a schiudere. Questo è il cosiddetto metodo Masuda. Dove far schiudere le uova? Beh, ovviamente dovrete andare in una zona dove non ci sono Pokémon o persone a interrompervi. E questo è il posto ideale. Infatti c'è un cerchio perfetto. Girare qui è veramente semplice. Nessuno vi interromperà. E le uova si schiuderanno con pochi giri. Guardate qui. Già subito un uovo. Quanto tempo è passato? 30 secondi? E se voi avete preso il Chrome Amuleto, la possibilità di trovare un Charmander Shiny, in questo caso sarà una ogni 512 uova, anziché una ogni 600 e passa. Quindi, sostanzialmente, il mio consiglio è completate il Pokédex e prendete questo Chrome Amuleto. Altro uovo. Vediamo un po' se è Shiny. Sarebbe assurdo, eh? Il metodo Masuda, a mio avviso, è anche quello meno impegnativo. Perché potete farlo in qualsiasi momento della giornata. Ripeto, mentre guardate un altro mio video, mentre leggete un libro, vi basterà tenere semplicemente il joystick in mano e continuare a girare. A mio avviso, rimane il metodo migliore, senza dubbio. Eccoli qua, 5 Charmander in un minuto. Se rimanevo nel picnic per mezz'ora, avrei avuto circa 50 uova da far schiudere. E ora passiamo al secondo metodo. E per fare questo dovremmo cercare le comparse massicce. Sulla mappa vi sarà sicuramente capitato di vedere l'icona di un Pokémon. I Pokémon sulla mappa cambiano in continuazione. E tramite i panini voi potrete attirare il tipo di Pokémon che più desiderate. Ovviamente vi lascio le ricette dei panini tutte in descrizione, così da poter scegliere il panino che più si avvicina alle vostre esigenze. Ma vogliamo pure qui, da questo Rufflet. Rufflet sarà qui vicino. La particolarità di questo Shiny Hunting sta proprio nel fatto che dovremmo alzare questa possibilità di trovare uno Shiny sconfiggendo 61 esemplari di Pokémon. Infatti, una volta sconfitti 61 esemplari di Rufflet o qualsiasi altro Pokémon che state cercando, avrete una possibilità su 1300 che la comparsa massiccia faccia apparire un Pokémon Shiny. E se a questo sommate il Chrome Amuleto, arrivate a una su 512 di possibilità. Sì, il Chrome Amuleto serve, l'avete ormai capito. Ma per arrivare a 512 dovrete anche scegliere la ricetta giusta e quindi il potere dei panini livello 3. Questo è fondamentale. Il panino vi ovviamente fatelo una volta sconfitti questi 61 Pokémon. Onestamente, questo metodo non è che mi piace troppo, eh? Eh sì, perché richiede molta più concentrazione del normale rispetto al metodo delle uova. Stare qui, continuamente, a sconfiggere Rufflet e tenere il conto non è che mi fa impazzire. Preferisco di gran lunga fare uova su uova e tentare la fortuna così. Non lo so. Poi ovviamente scrivetemi anche la vostra qua sotto nei commenti. Sta di fatto che le comparse massicce possono risultare veramente utili. Una volta sconfitti i 61 Pokémon, vi basterà tranquillamente entrare e uscire dallo spawn. Infatti, allontanandoci in questo modo e rientrando nella zona poco dopo, tutti i Pokémon cambieranno in continuazione. Ed è per questo motivo che vi consiglio di fare avanti e indietro, ma solo dopo aver, mi raccomando, sconfitto 61 Pokémon, altrimenti state ancora su una possibilità remota di trovare uno Shiny. Sì, diciamo che la noia sta soltanto nel fatto di sconfiggere i primi 61 dopo una passeggiata, però una possibilità su 512 è già molto più alta rispetto a lo Shiny Hunting con le uova. È veramente troppo difficile a volte individuare uno Shiny, anche perché alcuni Pokémon sono veramente troppo simili tra loro, tra Shiny e versione normale. E poi questo gioco è sicuramente giocato da molti allenatori alle prime armi, e quindi capite bene che
per loro studiarsi 400 Pokémon da trovare non è poi così facile. E nulla ragazzi, questi erano i miei metodi per ottenere gli shiny, ovviamente metodi che ho ovviamente testato, infatti andando nel mio PC, a parte il dito che mi è stato scambiato e che voi potete farvi tranquillamente scambiare, ho trovato un Cubcio shiny a livello 36. Vedete? Questo proprio trovato da me, con questo metodo qui. Quindi effettivamente vi posso assicurare che funziona. Ci vuole giusto un po' di pazienza. Se la mia guida vi è stata d'aiuto, mi raccomando un mi piace, un commento e l'iscrizione. E noi ci vediamo più tardi con un altro episodio della mia guida extra proprio per Violetto e Scarlatto, perché ho altre sorprese in serbo per voi. Un bacione grande. Ciao allenatori.